Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio proporvi questo tutorial molto molto speciale, molto particolare se riesco a parlare, perché da una parte, quindi la parte destra, è completamente fatta con prodotti a basso costo, mentre la parte sinistra è completamente fatta con prodotti ad alto costo. Vedrete da una parte e dall'altra, man mano che vi elenco i prodotti, la differenza di prezzo tra uno e l'altro. Naturalmente ci tengo a sottolineare che la cifra messa nell'anteprima è ovviamente la somma di tutti i prodotti da un lato e dall'altro, non sono prodotti singoli. Quindi sì, molta molta differenza nel costo dei prodotti, ma potrete vedere che veramente, specialmente in alcuni casi, la tonalità, la qualità è veramente molto molto simile. Tra l'altro, swatchando così, cercando le varie tonalità prima di mettermi a filmare, ho trovato ed ho utilizzato in questo video il dupe perfetto del Candy K di Kylie Cosmetics. Questi rossetti sono conosciutissimi in tutto il mondo, tutti li vogliono, costano parecchio ma sono fantastici, e io ho trovato il dupe perfetto in un brand che costa veramente poco e che è reperibile in Italia ovunque praticamente. Se volete sapere di che cosa si tratta, qual è il dupe perfetto di questo prodotto, naturalmente lo vedrete alla fine del tutorial, ma spero vi piaccia questa modalità di video. Se vi piace, scrivetemelo, perché ne farò assolutamente degli altri. Potrebbe essere carino, secondo me, fare magari quasi sempre i makeup tutorial da una parte low cost, dall'altra high cost. Fatemi sapere le vostre idee, i vostri pareri, le vostre opinioni, come vi sembrano i vari prodotti, quale dei due lati del mio viso vi sembra migliore, e se vi sembrano, un messaggio sul mio cellulare, se vi sembrano molto diverse l'una dall'altra. Quindi voglio sentire assolutamente pareri, consigli, eccetera eccetera. Vi lascio al tutorial, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. La parte sinistra sarà la parte costosa, la parte destra sarà la parte low cost. Iniziamo con la parte low cost e vado a stendere questo fondotinta. È la prima volta che lo utilizzo, ed è di Catrice ed è l'HD Liquid Coverage Foundation. Ho sentito parlare benissimo di questo fondotinta, testiamolo, vediamo. Vado con la mia Beauty Blender a stenderlo sulla prima metà del viso. È stranissimo perché devo ricordarmi di non andare oltre metà. Devo dire che ha una buona coprenza questo fondotinta, ma è naturale, quindi mi piace. Per adesso mi piace. Per la parte costosa vado ad utilizzare il Born This Way Foundation di Too Faced. Questo è uno dei miei fondotinta preferiti di sempre, l'ho usato miliardi di volte nei miei video. Questo invece è in tonalità Snow. Direi che più o meno sul colore ci siamo, non c'è molta differenza tra uno e l'altro. Sono un fantasma, decisamente un fantasma in questo momento. Ora, correttore. Per la parte low cost vado ad utilizzare il Deborah Milano Dress Me Perfect Cushion Concealer. Questa è la tonalità più chiara e vado come sempre a stendere il correttore a mo' di triangolo sotto l'occhio. Metto un po' anche qui sotto il mento e tra le sopracciglia, solo sulla parte destra. Non è facile rimanere su metà del viso quando non sei assolutamente abituato. Ora con la Beauty Blender sfumo il tutto. Sulla parte costosa invece vado ad utilizzare l'Ultra HD Concealer di Makeup Forever. Anche qui vado ad applicarlo in forma triangolare e poi un po' tra le sopracciglia e un po' sotto il mento. Come sapete, mi piace applicare la base labbra quando inizio a fare la base viso, così fino a quando arrivo alle labbra sono già belle pronte per il rossetto. Quindi vado dalla parte destra, sulla parte low cost, vado ad usare questo Nude Blur Lip Base di Kiko. Mentre sulla parte sinistra, la parte costosa, vado a stendere la Too Faced Lip Insurance. Ora, cipria, sulla parte low cost vado ad utilizzare la Invisible Touch. Io non so mai i nomi dei prodotti, li uso ma non so i nomi. L'Invisible Touch, la cipria di Kiko. Vado a fare un po' di baking, quindi metto, mamma mia, abbondante cipria sotto gli occhi. E me lo sto anche respirando, tra l'altro. Ora, dall'altra parte, la parte costosa, vado a stendere la Poudre Premiere, la polvere trasparente, la cipria trasparente di Givenchy. E vado a fare la stessa cosa, la stendo sotto.
tutto l'occhio. Ora lasciamo che la cipra vada a fissare il fondotinta e il correttore, nel frattempo vado a fare le sopracciglia, vado a dare due colpi alle sopracciglia, come direbbe Tomas, e vado a riempirle. Dalla parte destra uso la matita sopracciglia Precision Eyebrow Pencil di Kiko. Per la parte costosa vado ad usare la matita Diego dalla Palma. Spero che la colorazione sia simile, altrimenti andrò in giro con le sopracciglia di due colori diversi oggi. Faccio la stessa cosa che ho fatto dall'altra parte. Prima linea sotto, poi linea sopra e poi riempio. Ora per la parte low cost vado a fissare il sopracciglio con la matita Kiko Eyebrow Wax, quindi con la cera per sopracciglia, così stanno bene in ordine e poi mi fisso anche la matita. E poi per la parte costosa invece vado ad utilizzare la matita Givenchy Mr. Eyebrow. Hanno praticamente la stessa funzione, sono molto molto simili come prodotto, sicuramente quello Kiko un dupe valido di questa Givenchy. Ora direi che possiamo andare a togliere questo effetto panda al contrario, perché invece di nero è bianco, quindi vado a spolverare tutta la parte destra con la cipria. Non vado ad aggiungere altra cipria sul pennello perché già l'ho utilizzato per la cipria questo e quindi ne ho abbastanza secondo me per fissare tutto il viso, quindi vado a togliere la cipria in eccesso e vado a stenderla sul resto del viso, solo sulla parte destra naturalmente. E stessa cosa sulla parte sinistra, vado a togliere l'eccesso e a stenderlo sulla restante parte del viso. Ora, contouring immancabile per la parte low cost, vado ad utilizzare la Maxi Terra Abbronzante di Deborah Milano. Questa mi è appena arrivata, non l'ho provata, ma mi piace molto il fatto che sia 100% matte. Come al solito andiamo a scolpire il sottozigomo. Oggi parlo come Tomas. Comunque è la colorazione più chiara che ho di questa terra, ma devo starci attenta perché vedo che comunque è scuretta. Quindi sfumiamola un po' con le dita, vado a stenderla, come al solito la stendo anche ai lati del viso, anzi solo sul lato destro in questo caso, e stendo un po' anche sotto al mento. Faccio un po' di contouring anche al naso, sempre con lo stesso pennello perché sono troppo pigra per cambiarlo. Quindi ormai ve l'ho detto, sto diventando esperta nel fare il contouring con il pennello sbagliato. Ci vuole un talento anche per questo. E così giusto un pochino per dare l'effetto di naso più sottile, perché mi sono fissata che ho il naso troppo largo. E poi ne metto un po' anche sotto al naso per alzarlo, perché mi sono fissata che ho il naso troppo lungo. Ora sulla parte costosa invece vado ad usare la Chocolate Soleil di Too Faced. Anche qui spero che le terre siano abbastanza simili come colorazione, ma credo di sì, che oggi veramente, se no esco come un clown, un po' anche sotto il mento. Ora che non sono più un pesce palla e ho le sembianze di una persona normale, vado ad utilizzare, oggi la mia S è quello che è, ve lo dico, tipo vado ad utilizzare sulla parte low cost questo blush di Ycon Essential Elements. Per la parte costosa vado ad utilizzare questo di MAC che si chiama Cream Soda ed è simile come colorazione a quello Ycon. Possiamo passare al trucco occhi. Sulla parte low cost vado ad utilizzare la Neutral Eye Base di Kiko. Dall'altra parte invece vado ad utilizzare questo Ombre Couture Waterproof Cream Eyeshadow. Parte low cost vado ad utilizzare il Pearly Stick Eyeshadow di Deborah Milano con questo bellissimo colore viola. E lo stendo solo sulla palpebra mobile.
Dall'altra parte, parte costosa, vado ad utilizzare la Color Kajal, sempre dello stesso colore viola, questa però è di Givenchy. Ora sulla parte low cost vado a stendere questo ombretto viola, anche questo di Vero Milano, sono i 24 ore velvet. Stendo anche questo solo sulla palpebra mobile. Per la parte costosa invece vado a scegliere questa palette di ombretti e blush Givenchy e vado ad utilizzare naturalmente l'ombretto viola. Questo è il colore più simile che ho trovato a quello di Vero Milano, quindi se ho scelto una palette non un colore mono è solo per questo. Ora per la parte low cost vado ad usare questa palette Catrice The Precious Copper, una palette di ombretti, e vado ad usare l'ultimo che è questo marroncino bronzato satinato. Lo stendo nella piega e vado anche un po' così a sfumare il viola. Per la parte costosa invece vado ad usare questa palette di ombretti Clarin e vado ad utilizzare questo che è appunto sempre un marrone bronzato satinato ed è anche molto simile, spero super simile all'altro. Interessante farvi questo video, oltre per l'effetto finale eccetera, ma anche per farvi scoprire un sacco di dupe, di prodotti più costosi, perché alla fine passo passo vedete tanti dupe. Ora vado a segnare le ciglia inferiori dalla parte low cost, sempre con lo stesso ombretto. Parte costosa, sempre lo stesso ombretto di prima, anche qua. Ora con un pennello pulito vado a sfumare il tutto. Parte low cost vado ad usare sempre la stessa palette Catrice, ma questa volta utilizzo il colore illuminante e vado a stenderlo sotto il sopracciglio, insomma sulle zone che voglio illuminare. Punta del naso solo sulla parte destra, sull'arco di Cupido solo sulla parte destra. Wow, fantastico questo illuminante! Parte costosa vado a stendere il Girl Meets Pearl di Benefit, sempre sugli stessi punti. Parte low cost, matita Graphic Eyes di Zoeva Marrone, sia sulle ciglia superiori che nell'anima interna. Parte costosa, Acqua XL di Makeup Forever. Ora mascara, parte low cost, uso questo di Essence che è il Volume Stylist 18 ore. Parte costosa, il Dior Show di Dior. Ora passiamo alle labbra, naturalmente non potevo che scegliere prodotti assolutamente matte e ho un dupe del Kylie Cosmetics Candy K da farvi scoprire, che è questo, è il Matte Long Lasting Lip Gloss di Essence, tonalità 2 Beauty Approved. È la prima volta che utilizzo questo prodotto, ma l'ho swatchato ed è molto simile a quello di Kylie Cosmetics, che sarà quello che useremo sull'altra parte. Vediamo! Ed ora per la parte costosa, appunto, Kylie Cosmetics in Candy K. Vediamo se sono simili come sembrano swatchati questi due prodotti. Quindi questo è il trucco finale, parte a basso costo sulla parte destra
e parte ad alto costo sulla parte sinistra. Adesso naturalmente voglio sentire i vostri pareri, le vostre opinioni, ditemi insomma che cosa ve ne pare. Io sono stata anche abbastanza attenta a trovare le stesse tonalità, le stesse colorazioni, sono molto fiera di aver trovato il dupe perfetto di questo rossetto di Kylie Cosmetics, perché c'è questo Essence, costa molto molto meno e la differenza è minima, veramente impalpabile, quindi sono contenta. Fatemi sapere che cosa ne pensate, secondo voi quale delle due parti di viso è migliore, se più o meno si equivalgono, o fatemi sapere naturalmente se alcuni di questi prodotti secondo voi applicati singolarmente sono meglio rispetto all'altro prodotto dell'altra parte del viso, se avete capito quello che intendo dire. Quindi questo è tutto, vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo alla prossima, ciao.